Football. Supereroi del cinema incontrano i bambini supereroi che ogni giorno affrontano le difficoltà della vita. È proprio così e per chi nonostante la giovane età deve combattere con la malattia e che grazie alla dicesta Ollus di Carla Panzino ha potuto vivere momenti di spensieratezza con Francesco Panzieri, pescarese doc, che da anni vive a Los Angeles e tra i più affermati supervisori italiani del compositing per gli effetti visivi delle più grandi produzioni di film americani, tra cui Guerre Stellari, Avenger, Indiana Jones, Spider-Man e molti altri. È una bellissima iniziativa da parte della Dricesta e sono più che felice di condividere con tutti questi bimbi un po' meno fortunati. Ho voluto condividere con questi bimbi tutte queste avventure sulle quali abbiamo lavorato e soprattutto cercare di anche incoraggiarli se volessero mai intraprendere una carriera del genere. Io mi ricordo quando tanti anni fa studiavo all'Aquila che ci furono professionisti americani del settore che vennero e ci motivarono a inseguire i nostri sogni e quella per me fu una spinta fantastica perché riuscì veramente a vedere questa possibilità dell'inseguire una carriera negli Stati Uniti perché, sai, vivendo in questo microcosmo abruzzese, gli Stati Uniti sembrano chi lo sa quante miglia e quante ore di distanza da qui, quindi fu qualcosa che veramente mi diede una spinta enorme e appunto senza quegli avvenimenti non sarei riuscito ad andare lì. Ho preparato una piccola infarinatura sugli effetti visivi, quindi come si preparano, come vengono girati, come vengono preparati prima, durante e dopo la produzione, ovvero il filming, e poi parleremo di qualche film su quale ho lavorato, Uomo Ragno, Spider-Man, Far From Home, Homecoming, poi un po' di Avengers, parleremo anche di Indiana Jones, molto, alla fine poi parleremo anche di un altro film su quale ho lavorato per Netflix che si chiama Red Notice, e, insomma dimostrerò varie tipologie di effetti speciali per praticamente far capire loro un po' come vengono sviluppati e come si approcciano a determinate situazioni. Sei arrivato a Pescara e sei stato travolto dall'entusiasmo di Carla Panzino che organizza tantissimi eventi di beneficenza e soprattutto l'ospedale di Pescara è sempre al fianco dei piccoli degenti. Sì, no, io sono avendo anche avuto il mio papà che lavorava tra ospedale e clinica qui, sono sempre stato molto familiare con tutto questo ambiente, sono più che felice di essere qui e di essere un piccolo sistema di supporto per questi bimbi che sai quando nasci con sfortune del genere diventa una sfida a volte e quindi credo che anche per loro riuscire a collegarsi verso un mondo che loro vedono in TV che gli sembra così lontano ma che alla fine è molto molto semplice da realizzare se hai le conoscenze artistiche e tecniche e credo che sia una ottima forma di motivazioni. L'evento della Dricesta ha vissuto due momenti molto toccanti, prima con i piccoli degenti ricoverati all'ospedale di Pescara e poi in comune con i bambini in cura presso il centro regionale di diabetologia pediatrica di Chieti. Noi abbiamo dei supereroi tutti speciali perché ogni bambino qui in ospedale è un supereroe nel quotidiano della sua vita insieme ai suoi familiari, per cui questa unione dai supereroi della vita di tutti i giorni ai supereroi fantastici che vediamo sui grandi schermi del cinema.
si incontrano e qualcuno svelerà, Pranzieri svelerà le magie del cinema e i bambini forse racconteranno le magie che devono affrontare ogni giorno nella malattia. È una cosa bellissima per me perché rientra negli intenti primari della ricetta, che sono quelli dell'umanizzazione dell'ospedale, specialmente nei reparti pediatrici. I vertici dell'ASL di Pescara hanno sottolineato il gran lavoro che in tanti anni sta portando avanti la Tricesta Ollus. Stiamo parlando sempre di una tradizione che è data da molti anni, che supporta, che aiuta, che dà una mano a tutta la nostra organizzazione. Terzo settore, insomma, tutte queste associazioni ci stimolano e ci supportano, quindi è molto positivo. Abbiamo visto peraltro durante il Covid, no? Quando sono state utili, quindi molto positivamente accogliamo questa e altre iniziative di questo tipo. A Palazzo di Città l'abbraccio di Pranzieri ai bambini alle prese con problemi diabetologici. Me li porterei tutti in America se potessi, perché hanno un sorriso bellissimo, hanno una bontà d'animo fantastica ed è un'esperienza bellissima, quindi sono più che felice di poter parlare con loro e appunto di poter un po' stuzzicare la loro curiosità, perché non sai mai, no? Per me è successa la stessa cosa quando ero all'Aquila, quindi sono assolutamente felice di essere qui. Il Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica, diretto dal dottor Stefano Tumini, accoglie ed assiste circa 700 bambini e ragazzi da 0 a 18 anni. È un grandissimo evento, intanto perché è inusuale avere, come dire, una personalità che è responsabile di effetti speciali nel mondo del cinema e del grande cinema. È importantissimo, parliamo di supereroi, noi i nostri supereroi ce li abbiamo, sono i nostri piccoli pazienti che quotidianamente affrontano le difficoltà della loro vita da bambini e noi cerchiamo di aiutarli con l'istruzione. Certamente diventeranno adulti efficaci e questo per noi è il nostro più grande risultato. A Abruzzo ci sono circa, questo ce lo dice l'epidemiologia, poco meno di 600 bambini con diabete, abbiamo ogni anno circa 30 diagnosi. Noi seguiamo circa 700 pazienti, raccogliamo anche pazienti dalle regioni vicine. Purtroppo tuttora le regioni più periferiche della nostra regione vedono, diciamo, la impossibilità per le famiglie di portare i bambini presso un centro di riferimento. Questo apre, diciamo, ad una problematica che è quella che è la passività. E la Regione Abruzzo è al lavoro per garantire una sempre maggiore indipendenza per il Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica. Assessore, quando verrà creato un sistema autonomo per quanto riguarda il Centro di Diabetologia Abruzzo? Sì, è vero, questa è una richiesta che viene da parte di questa unità dipartimentale di Chieti, dove si chiede questa autonomia, ma è un'autonomia non dettata da non voler partecipare o collaborare, ma proprio per avere risorse per conto proprio, ed è il nostro impegno è quello di portarlo avanti, ma lo stiamo mettendo in atto. Il centro è già operativo da tanti anni, ha già una sua diciamo capacità operativa autonoma, assistenziale, quindi c'è stata anche una a livello aziendale questa cosa è stata riconosciuta e stiamo in pratica a livello regionale rivalutando tutti i cosiddetti centri a valenza regionale, quindi a breve avremo la possibilità di avere un elenco di centri per i quali l'Abruzzo si distingue. Pensiamo anche ad altre attività tipo l'allergologia pediatrica, l'aromatologia pediatrica, i centri di auxologia, insomma, quindi è imminente, diciamo, nell'autunno questo tipo di riconoscimento. Però il problema del potenziamento dei centri diciamo, è successivo a quello che è anche un po' riconoscimento definitivo. Però sappiamo che le aziende sanitarie sono state endorsate dalla regione affinché già si possa arrivare ad un potenziamento immediato, e questo mi sembra che sia stato fatto sia per quanto riguarda il personale medico che quello, diciamo, infermieristico. È anche pronta la trattativa con, ad esempio, con le farmacie convenzionate per permettere la gestione dei dispositivi per i pazienti diabetici tutti, e questo sicuramente migliorerà la cura alla patologia diabetica.
A fare gli onori di casa in comune il sindaco di Pescara, Carlo Masci. Noi ci siamo messi subito a disposizione per garantire a questa iniziativa una vetrina importante come la sala del Consiglio Comunale, perché intanto è un'iniziativa di solidarietà piena d'amore organizzata dalla Tricesta per i bambini del centro di diabetologia regionale, quindi una missione importantissima quella che la Tricesta svolge sul nostro territorio, ma poi abbiamo anche l'occasione di vedere un grandissimo figlio di Pescara che è Francesco Panzieri, che oggi ci racconterà la sua conquista di Hollywood, perché questo è successo, perché lui è uno dei protagonisti dei film più importanti che si sono svolti e girati ad Hollywood, che hanno raggiunto un successo mondiale, e quindi un figlio di Pescara che ci dà questa grande soddisfazione, lo abbiamo qui ospite. Nel corso dell'evento è stato letto anche il messaggio inviato agli organizzatori e alla presidente della Tricesta Onlus Carla Panzino del ministro della Salute Orazio Schillaci. Questa mattina all'ospedale di Pescara nei reparti di pediatria, oggi con i ragazzi, i bambini in cura al centro diabetologico regionale d'Abruzzo, di Chieti. Una giornata a tutto tondo dedicata ai bambini. Sì, io volevo proprio specificare che il centro regionale ha sede a Chieti, ma raccoglie circa 700 bambini di tutta la regione. È un centro che va sostenuto, aiutato, quindi per favore fate una donazione, anche perché la detraete dalle tasse, non vi costa nulla. E non solo, occorre tanto anche il 5 per 1000, tutti possono aderire. Chiedo scusa per fare questo. Questa mattina siamo stati nei reparti di oncoematologia pediatrica e di chirurgia pediatrica ed è stato un incontro bellissimo, commovente, così come sarà commovente la lettura del Ministro della Salute, perché ha rivolto a noi tutti volontari, alla Tricesta, ma anche al dottor Tumini, anche a Francesco Panzieri, dei ringraziamenti molto sentiti, profondi e emozionanti. Quindi sarà una giornata bellissima, perché con questo vocio di bambini felici che non vedono l'ora di iniziare la serata, è veramente una gioia per chi ha un cuore grande e per chi pensa comunque agli altri, non pensa solo a se stessa, pensa che ogni bambino è la responsabilità di tutti quanti noi. Perché come citava una persona a me molto cara, fondatore della Tricesta, quando un bambino soffre si spegne una stella nel cielo. Football box.